I sapori della tradizione torinese conquistano il web. Nel giorno della presentazione del neonato club di prodotto, creato da Turismo Torino, Ascom e Confesercenti, l'hashtag Sapori Torinesi ha dominato la classifica italiana degli argomenti più condivisi. L'idea di far sbarcare la tradizione sulla piattaforma web sembra funzionare. Merito anche delle 8 food blogger che hanno condiviso sui social network foto e commenti delle ricette. A breve aprirà anche il canale Foursquare dedicato al club dei sapori torinesi. Facendo il check-in nei ristoranti aderenti, i clienti riceveranno in omaggio il ricettario della tradizione. 42 proposte, tra cui la carne cruda battuta al coltello, il vitello tonnato e le pesche ripiene con cioccolato e amaretti. La cucina piemontese, come ci è stato detto, è la cucina reale, ci sono tantissime ricette, anche molto semplici, non c'è bisogno di andare sul difficile. Quella che ho scelto io sono le pesche ripiene con l'amaretto e il cacao, ed è una ricetta molto semplice, golosa e anche sana volendo, per cui si mangia la frutta in un modo diverso ed è bello recuperare quelle che sono le vere tradizioni della nostra regione. Da giovedì 25 ottobre, giorno di inaugurazione del Salone Internazionale del Gusto, i 23 ristoranti del club, come il Porto di Savona in Piazza Vittorio, la Trattoria San Giovanni di Castellamonte, proporranno ai clienti due menù alternativi. Uno alla carte con ampia scelta tra antipasti, primi e secondi, e un menù degustazione accompagnando le portate con vini e liquori tipici.